Igea, blitz degli operai al convegno Monteponi. I lavoratori hanno circondato la macchina del direttore del servizio delle attività estrattive, impedendogli di andare via. È stato necessario l'intervento della polizia. Sotacarbo, nuove tecnologie e cambiamenti climatici. Oggi nella sede del Centro Ricerche di Carbonia, un convegno internazionale. Iglesias, telecamere di sorveglianza in città. L'amministrazione è pronta a sanzionare chi deturpa l'ambiente o abbandona i rifiuti. Jazz a Sant'Anna Resi, dal 18 il festival ai confini tra Sardegna e Jazz. Un lungo calendario che si concluderà il prossimo 3 gennaio. Benvenuti nel telegiornale di Canale 40, in apertura l'IGEA. Blitz dei lavoratori questa mattina a Monteponi, ad Iglesias, nella sede dell'università, dove era in corso un convegno organizzato dal Parco Geominerario. I lavoratori hanno bloccato e circondato la macchina dove si trovava il direttore del servizio delle attività estrattive della regione, Vincenzo Flore. Ma sentiamo i particolari da Carlo Martinelli, che era per noi sul posto. Questa mattina i lavoratori di IGEA sono venuti alla sede dell'Università del Sulcis Iglesiente a Monteponi, appunto, perché sapevano di dover incontrare questa mattina a Cagliari il dirigente dell'assessorato all'industria, l'ingegner Flore. Mentre loro pensavano di incontrarlo a Cagliari, invece hanno saputo che l'ingegnere era diretto qui a Monteponi. Quindi hanno cambiato immediatamente i loro programmi e sono venuti qui a Monteponi, dove è successo ovviamente il finimondo. L'ingegnere è stato praticamente bloccato all'interno della sua auto perché i lavoratori sono tutti intorno alla macchina e non gli permettono di uscire. Ci sono fortissime contestazioni, ci sono i carabinieri, c'è la polizia. Ovviamente tutto questo deriva dalla gravissima situazione che si è creata intorno alla società IGEA, che non riceve soldi e i lavoratori quindi non ricevono gli stipendi da 6 mesi. Quindi si è creata una situazione veramente esplosiva. Qui c'è anche un lavoratore a cui chiediamo quali sono le difficoltà che state vivendo in questi momenti. È incredibile, no? È inspiegabile quello che stiamo passando con le famiglie. C'è gente che gli ha staccato la corrente, un mio collega, un venerdì, e non sa più che mano darsi. Io lo stesso non so più che cosa fare in casa, quando arriva a casa. Non so più cosa dire a mia moglie. L'ingegner Flore, i lavoratori hanno detto che lui che dovrebbe firmare le determine per avere gli stipendi, questo è vero? Sì, è verissimo, l'ingegner Flore dice che le determine che lui può far passare devono essere tutte conformi alle norme previste. Se ci sono delle imperfezioni, lui è costretto a bloccare i pagamenti delle fatture. Ovviamente se non vengono pagate le fatture, i soldi non arrivano nelle casse dell'IGEA e quindi la società non può pagare gli stipendi. L'ingegner Flore ha poi lasciato Monteponi con l'auto della polizia tra tafferugli e lanci di uova. Cambiamo argomento, la questione amianto e conseguenti danni tornano ad occupare le pagine della cronaca nazionale e internazionale. L'ANSA ha battuto oggi una notizia che arriva dalla Francia, dove migliaia di ex studenti di 3 scuole nella periferia nord-est di Parigi sono stati contattati dalle autorità francesi perché rischiano di ammalarsi di cancro, perché gli istituti che hanno frequentato da ragazzini tra il 1938 e il 1975 si trovavano vicino ad una fabbrica di amianto ed ora anche a distanza di tanti anni rischiano di ammalarsi. E l'amianto è presente anche nelle nostre città, sui nostri tetti e garage. Abbiamo intervistato Francesco Giganti, presidente dell'associazione SOS Banco Alimentare, che ci ha segnalato la possibile presenza di amianto in alcune zone di Carbonia. Sentiamo. Nell'area museale di Villa Sulcis
passeggiando la mattina del 21, ho rinvenuto un tubo presumibilmente in cemento amianto. Stiamo parlando dell'agente killer che a Casale Monferrato, dove c'è la fabbrica che produceva questo materiale, ci sono stati 3.000 morti nel tempo. Quindi stiamo parlando di un agente che va controllato, censito e soprattutto rimosso. E voglio ricordare che nell'area museale c'è un parco giochi per bambini, c'è l'area museale stessa, la biblioteca, ed è giornalmente fruito da tanti giovani di Carbonia. Noi abbiamo segnalato e fatto un esposto in merito a questa questione. Vogliamo sapere, anche se ancora non abbiamo presentato l'esposto, quanti sono i casi di persone che soffrono di asbestosi o di mieloma pleurico dovuto all'esposizione da questa gente. Vogliamo ricordare che anche l'area museale della grande miniera di Serbariu, all'ingresso sono presenti delle onduline di Eternit e d'amianto, quindi chiediamo a questa amministrazione che si faccia promotrice della rimozione di questi manufatti e soprattutto che ci sia un censimento degli stessi, soprattutto quando sono in aree pertinenti al comune. Ecco, già tempo fa c'era stato un bando della ex provincia di Carbon Iglesias proprio per erogare degli incentivi al fine di eliminare dalle proprie abitazioni private la presenza di amianto. Ad oggi hai tu a disposizione dei dati per sapere se effettivamente quel lavoro era stato poi portato a termine? Ma diciamo il bando dava dei soldi per copartecipare alla rimozione degli stessi, che comunque ci sono degli oneri per i privati, si intende, era il bando. E in parte è stato recepito, intanto in tanti comunque non hanno potuto, visto anche la crisi economica, aderire. Non sappiamo bene, anche perché abbiamo cercato questi dati e non siamo riusciti a rinvenirli. Per quello chiediamo un censimento di tutte le strutture, che siano pubbliche o private, proprio per individuare le zone sensibili o a rischio. Ci auspichiamo che comunque l'amministrazione si faccia promotrice di un'azione di rimozione, ripeto, di questo agente killer ormai riconosciuto a livello mondiale, e chiediamo tra l'altro a tutti i cittadini che volessero comunque segnalarci situazioni di questo tipo analoghe con sensibilità ambientale all'associazione Banca SOS Alimentare, sita in via Stazione numero 7 o presso il nostro sito Facebook, la pagina in cui ci trovate facilmente. Mitigazione dei cambiamenti climatici e il ruolo delle tecnologie nell'utilizzo del carbone. Questo è l'argomento trattato questa mattina in un seminario organizzato dal Centro Ricerche della Sotacarbo. Vediamo. Il ruolo delle tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2 nella lotta al cambiamento climatico. Il tema di forte attualità e interesse a livello internazionale è stato al centro di un workshop organizzato questa mattina a Carbonia dal Centro Ricerche Sotacarbo e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile nella grande miniera di Serbariu. Entro il 2035 è previsto che la quantità di combustibili fossili nel mix energetico mondiale cali dall'82 al 76%, col carbone che continuerà a garantire un terzo dell'energia prodotta nel mondo. Il mondo ha bisogno di una grande quantità di energia a basso costo e sostenibile con l'ambiente. I combustibili fossili sono utilizzati in grandissima quantità nel mondo, ma hanno la responsabilità di emettere grandi quantità di anidride carbonica e quindi di provocare il surriscaldamento della Terra. Le tecnologie servono per ridurre le emissioni dell'anidride carbonica, che sono necessarie perché i paesi emergenti come la Cina, come l'India, hanno bisogno di grandi quantità e utilizzeranno carbone ancora nei prossimi decenni. Quindi le tecnologie sono indispensabili per consentire al mondo di progredire, ma di progredire in un modo che sia sostenibile con l'ambiente. Queste tecnologie che sono indispensabili hanno ancora costi troppo elevati e per ridurre i costi bisogna fare delle sperimentazioni a livelli impiantistici che sono quelli dell'applicazione industriale, sono molto costosi e tutto il mondo è impegnato nello sviluppo di queste tecnologie. Il polo tecnologico di Carbonia, che per l'Italia presidia queste tecnologie, è impegnato anche lui, cioè siamo impegnati anche noi con importanti progetti che riguardano l'utilizzo della ossicombustione, l'utilizzo della gasificazione del carbone e l'utilizzo della separazione e cattura dell'anidride carbonica con lo stoccaggio nei giacimenti profondi a meno 1000 metri di profondità
di grandi quantità di anidride carbonica. Il mondo sta spendendo miliardi di euro su queste tecnologie perché ormai è acquisito che o si sviluppano le tecnologie o il mondo si deve fermare e quindi non può continuare a consumare tanti combustibili come oggi sta facendo. Al seminario era presente un gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, organizzazione che nel 2007 ha ricevuto il premio Nobel proprio per il suo impegno su questi temi. Inoltre Geoff Morrison, capo dei ricercatori del Clean Coal Center dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, ha presentato una sintesi del rapporto sulla situazione energetica del nostro paese. Il 9 dicembre prossimo presso l'ufficio circondariale marittimo di Porto Scuso, con apertura dei seggi dalle 8 e chiusura alle 22, si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali operanti nel porto di Portovesme, al fine di ricostituire la commissione consultiva locale, come disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il decreto con cui sono state indette le elezioni, unitamente alle liste dei candidati presentate, è stato esposto all'albo dell'ufficio e pubblicato nel sito istituzionale della Guardia Costiera. Si invitano tutti i lavoratori delle imprese portuali a partecipare. Andiamo ad Iglesias, una città controllata e sorvegliata al fine di tutelare monumenti, controllare chi abbandona rifiuti selvaggi e garantire strade più pulite e punire anche gli incivili. È questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale, che è destinataria di un finanziamento da parte della Regione di 120.000 euro, risorse che saranno utilizzate per installare una rete di telecontrollo e telesorveglianza in tutto il territorio comunale. Questa mattina in comune c'è stata la presentazione del progetto. E andiamo in un altro comune. Il Consiglio Comunale di San Giovanni Suergiu si riunirà in seduta ordinaria, prima convocazione oggi alle 17, presso l'aula consiliare per affrontare i 5 punti inseriti all'ordine del giorno, tra cui le risposte alle interrogazioni e interpellanze proposte dai consiglieri comunali, la variazione numero 3 di assestamento generale al bilancio di previsione 2014 con utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Marco Loi, consigliere comunale di maggioranza a Carbonia, ha pubblicamente annunciato e formalizzato davanti al Consiglio la sua adesione al Partito dei Sardi, di cui porterà le istanze e le proposte nella massima assemblea cittadina. Si tratta di un gesto di cui siamo molto felici, scrive Luca Sarriu, coordinatore del Partito dei Sardi, per il Sulcis Iglesiente. Un gesto che nasce dopo un fruttuoso percorso di conoscenza reciproca e di lavoro condiviso che dura oramai da molti mesi. Proseguendo questo comune impegno, siamo certi che tanto le istanze di Carbonia e del Sulcis quanto i progetti e le proposte del partito, dove agisce un coordinamento sempre più numeroso e qualificato, usciranno rafforzate, scrive ancora Sarriu. Carloforte parteciperà ai festeggiamenti per il ventennale della Prolocco di Pegli a Genova. Domenica 30 novembre alle 10.30 presso la chiesa dell'Immacolata di Pegli sarà celebrata la messa per la solenne ricorrenza della Madonna dello Schiavo. A celebrare la messa quest'anno saranno Don Piero Rossi, parroco dell'Immacolata, e il parroco di San Pietro Apostolo di Carloforte, Don Daniele Agus. Domani invece serata gastronomica tabarchina con la presenza dello chef Carlo Fortino, Niccolò Pomata, in un rinomato ristorante di Pegli, a suggellare la fratellanza tra i due paesi. È stato presentato ieri in una conferenza stampa il programma della 29esima edizione del Festival Internazionale ai confini tra Sardegna e Jazz, che prenderà il via il prossimo 18 dicembre e si concluderà il 3 gennaio 2015. Il primo appuntamento, Altra Isola, Altre Musiche, si terrà al Palanuraghe di Sant'Anna Resi alle 21 con il coro di Bitti, Remunnu e Locco. E questa era l'ultima notizia, io vi lascio le previsioni del tempo, poi il nostro telegiornale in lingua sarda Noas in corso e a seguire gli altri due programmi di intrattenimento, sempre in lingua sarda, Trassas Make Up e Raffinada Samoda. Vi ringrazio per la vostra attenzione.
La giornata di venerdì nel Sulcis sarà caratterizzata da scarsa nuvolosità. Il vento soffierà da sud-sud-est con intensità di 25 km orari, possibili raffiche fino a 47 km orari. Temperature minime comprese tra i 14 e i 18 gradi e massime comprese tra i 20 e i 23 gradi.